Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti in un altro video da Los Angeles. Oggi siamo a Beverly Hills nel mio nuovo hotel che si chiama Mr. C Hotel e ragazzi, davanti a me c'è una vista spettacolare che adesso vi farò vedere, ma prima, come da titolo, vi faccio il room tour completo appunto della mia nuova stanza. Iniziamo come sempre dall'esterno, questo è il corridoio dell'hotel. Io adoro l'arredamento di questo hotel che è tutto ispirato perché lo stesso dell'hotel Cipriani, famosissimo di Venezia, quindi lo stile è tutto appunto molto veneziano, molto italiano. E ragazzi, questa è la porta della mia stanza. Molto carine le targhette su ogni stanza che ricordano appunto le targhette, quelle classiche che si mettevano una volta sulle valigie. Io come al solito sempre negli hotel, quando sono in camera, metto sempre il tagliandino con su scritto privacy, do not disturb, in modo che appunto non venga nessuno. E entriamo. Alle nostre spalle c'è la porta d'entrata. Subito sulla destra abbiamo diciamo, la cabina armadio, un piccolo guardaroba che vi faccio vedere subito. Io adoro i guardaroba negli alberghi degli Stati Uniti perché sono sempre molto più ampi di quelli nostri europei. E ve lo faccio vedere subito. Accendiamo però la luce così vedete decisamente meglio. Allora, molto belli questi specchi grandissimi, in modo da potersi specchiare per provare gli outfit. Vabbè, adoro questa piccola cabina armadio. E all'interno, allora qui nella mensolina sopra potete vedere c'è il mio cappellino Saint Laurent e le borsette che ho portato con me per questo viaggio. Tutte e quattro sono Chanel. Ho portato anche la nuova baby che avete visto che ho spacchettato nel video sui miei autoregali di Natale. Non l'ho ancora utilizzata, nuova, nuova, nuova. Questo sono le borsette e poi qua sotto, allora non ho appeso tutti i vestiti perché non lo so, non avrebbe tanto senso perché poi quando riparto sono più veloce. Prima cosa, allora vabbè, c'è l'accappatoio che io adoro, è in tutti gli alberghi quando appena entro in camera, la prima cosa che faccio è metto l'accappatoio e poi qui ci sono le giacche che ho portato con me, c'è questo in pelle che metterò oggi anche se fa per me molto caldo, quindi la giacca mi serve praticamente solo la sera qui, siamo sui 25-24-26 gradi di giorno e poi la sera magari 17-18 gradi, quindi ho portato questa e finta pelle, anche questa in finta pelle più corta e poi ho portato questa verde, quest'altra rosa fucsia e vabbè poi lì c'è il mio tea coat che ovviamente mi serve soltanto per quando arrivo a casa in aeroporto, dall'aeroporto a casa perché fa freddissimo in Olanda. E q
Irlanda, ci sono abituata, però mi è sempre... È sempre stranissimo come si appunto tira l'acqua qui con queste piccole manigliette a lato. E, quindi sì ragazzi, questo è il bagno, veramente stupendo, cioè io ne vorrei uno così a casa, tutto così chiaro. E mi piace, un'altra cosa che mi piace veramente tantissimo, allora uno c'è tanto spazio per gli asciugamani, altro spazio qui per gli asciugamani, altro spazio anche lì per gli asciugamani. La doccia è gigantesca, ma vi faccio vedere. Ok,
che cosa mi sono portata. Queste in realtà sono le cosine che ho già trovato qui nell'albergo. C'è lo shampoo firmato Mr. C, abbiamo il shower gel, buonissimo, un buonissimo profumo dolce, e poi anche qui apprezzo moltissimo perché c'è anche il conditioner, il balsamo. Io però mi sono portata la mia maschera per i capelli, che è al momento questa di Moroccan Oil. Ho appena iniziato ad utilizzarla, l'ho usata solo un paio di volte, ma non mi sembra male. E poi ho portato anche il mio shampoo della Kiehl's, questo è agli aminoacidi. Questo è invece il detergente per il viso, super utile quando viaggio in mini size, questo è l'All About Clean di Clinique. È un detergente molto delicato, quindi consigliato anche per chi ha la pelle sensibile. E poi c'è il mio rasoio, questo è quanto per quanto riguarda la doccia. Altra cosa per me indispensabile negli hotel è avere tanto spazio dove appoggiare tutte le mie cosine per non tenere tutto nel beauty case, perché altrimenti quando devo fare la skincare è un casino, soprattutto nel beauty case. Quindi molto contenta di avere tutto questo spazio. Questo è il phon che si trova nell'hotel, non l'ho portato io, l'ho trovato già qui, e qui ci sono naturalmente tutti i miei prodottini che però avete già visto nel vlog di ieri o l'altro ieri per voi, col fuso orario mi sono un po' persa con le giornate. Questo l'ho portato appunto tutto io tranne il phon e altre cosine che ho trovato qui. C'è la crema per il corpo, anche questo apprezzo moltissimo quando la trovo negli alberghi, e poi abbiamo la shower cap, la cuffia per la doccia, e poi questo panno per pulire le scarpe, presumo. E appunto il resto sono i miei prodottini. Il lavandino è doppio, adoro, anche se sono da sola, adoro avere il doppio lavandino. Qui ci sono tutte le cosine per l'igiene orale, io sono particolarmente fissata con l'igiene orale, porto sempre dietro anche il colluttorio, non riesco a stare senza, e uso questo della Elmex per i denti sensibili, le gengive sensibili. Tre spazzolini, uno per i denti, uno per la lingua, uno per l'Invisalign, mini dentifrici. E poi, vabbè, Invisalign, rigorosamente filo interdentale, e adoro il fatto che qui questi portaoggetti, insomma questi accessori, siano tutti in argento, e qui all'interno ci sono i cotton pads, dei batuffoli di cotone, e sempre in argento c'è anche il porta fazzolettini. E qui è stranissimo perché i Kleenex sono molto più sottili rispetto a quelli che abbiamo noi, e stessa cosa anche per la carta igienica, molto più sottile, come se avessero meno veli. E poi qui qualche cosina per i capelli, la mia spazzola, quella per l'extension, questo è il protettore di calore per la piastra, anche se l'ho praticamente quasi finito, ma ho sempre l'altro di Olaplex. E poi qui invece c'è la piastra, quella che sto usando è la Cloud9, ottima piastra. Ma usciamo dal bagno e vediamo il resto della stanza. Subito a sinistra, appena usciamo dal bagno, c'è questa postazione make up, ragazzi, che io adoro, fa molto Marilyn Monroe, molto Hollywood. E notare, ragazzi, il puff, c'è la poltroncina, bellissimo, questo arredamento veramente lo amo. E c'è questa piccola scrivania, insomma, piccola make-up station. Lo specchio fantastico e anche regolabile, adoro, e qui ci sono tutte le mie cosine di make-up. Non penso di avervi fatto vedere, ho portato due fondotinta, il nudissimo di Diego Dalla Palma che sto per finire, e il Dior Forever. Poi primer, ho portato questo di Fenty Beauty che però non sto usando perché uso l'altro primer che ho portato con fattore protezione 50. Poi questo è lo spray fissante, questo è di Charlotte Tilbury, mi sta piacendo un sacco. Ho portato tre rossetti, questo di Diego Dalla Palma, bellissimo rosa shiny. E poi due rossetti invece satinati, questo dorato è il Pillow Talk di Charlotte Tilbury, la versione classica, che vabbè è uno dei miei rossetti preferiti, e sto indossando la matita sempre di questo rossetto. E poi c'è questo di MAC che è il Velvet Teddy, colore che amo da secoli. Cipre, ho portato la Hyaluronic Hydra Powder di By Terry, sto per finirla, è fantastica questa cipria. Poi sempre polveri per il viso,
terra illuminante e il blush. Sono tutti e tre di Mulac, a parte che sono dei colori stupendi, la qualità di Mulac lo sappiamo è ottima, ma mi piace anche il fatto che siano, appunto, ci sia solo il refill, quindi occupano davvero pochissimo spazio nel beauty. Poi matita sopracciglia, questa di Shiglam, che però ho appena finito, questa l'ho pagata pochissimo ragazzi, ma la colorazione, il sottotono per me erano perfetti, però appunto purtroppo l'ho finita, quindi oggi devo andare qui a Beverly Hills da qualche parte alla ricerca di una nuova matita sopracciglia. Poi sempre matita, ho portato questa nera per gli occhi di We Makeup, si chiama Only Eye Pencil. Eyeliner, questo di Essence, è la Super Fine Eyeliner Pen, ottima e costa pochissimo. E poi mascara, vabbè, questo potevate indovinare, uno dei miei mascara preferiti di sempre, praticamente il The Real Magnet di Benefit. Io, cioè, non so più come dirvi che amo questo mascara. Poi correttore, ho portato questo di Clio Makeup, anche se non è tanto coprente quanto vorrei, e con il jet lag, il fuso orario, non aver dormito per non so quanto tempo, questo non compro tantissimo, però insomma non trovavo l'altro, volevo portare quello di Benefit ma non lo trovavo quando facevo la valigia. E questo è quanto praticamente per il makeup. Qui ci sono i pennelli e la beauty blender. Sì, bellissima, bellissima questa postazione. E poi di fronte alla nostra postazione make-up c'è questo specchio gigantesco. Molto femminile questa stanza per appunto postazione make-up, specchi, eccetera, cabina armadio, mi piace troppo. Cioè io potrei vivere qua, ragazzi, lasciatemi qua. E sì, c'è questo specchio gigantesco. E poi proseguiamo, usciamo dal nostro corridoio iniziale. Questo tra l'altro volevo anche dirvi, se volete vedere sul sito, io vi lascerò il sito e l'hotel qua sotto nel box informazioni. Questa è la King Size Bedroom con vista su Beverly Hills, quindi tra poco vi farò vedere anche la vista. Ma appunto, usciamo da questo corridoio ed entriamo nella stanza vera e propria. Il letto, scusatemi se è sfatto, ma mi sono praticamente appena svegliata. E qui, ragazzi, guardate che meraviglia questa stanza, cioè è un sogno. Qui subito sulla sinistra abbiamo questo quadro. E poi questa poltrona, cioè io amo lo stile, ve l'ho detto, stupenda. Poltroncina con tavolino, molto carina. Questa è la porta che collega ad un'altra stanza, ma in questo momento è chiusa, però ovviamente ci sono anche le stanze comunicanti. E poi letto meraviglioso, comodissimo, ragazzi, ho dormito benissimo stanotte. Comodini, anche qui con uno specchio molto ampio, c'è naturalmente il telefono per chiamare servizio in camera, la reception, qualsiasi cosa. Qui c'è naturalmente l'altro comodino, mentre di fronte al letto dall'altra parte c'è naturalmente la televisione, che come sapete io non accendo mai quando viaggio perché è proprio uno spreco di tempo. Questa bellissima orchidea, che probabilmente se io restassi qua più di una settimana morirebbe, perché tutte le orchidee con me muoiono, cioè è una specie di curse, una specie di maledizione, ok? E poi fantastici, perché mi hanno fatto trovare in camera questa bottiglia di prosecco. Adoro il fatto che mi abbiano lasciato il biglietto in italiano, perché appunto questo hotel è di il proprietario è italiano, quindi decisamente avrò modo di assaggiare il prosecco. Naturalmente ci sono i bicchieri qui, poi bottiglietta d'acqua. Qui c'è il QR code, se si vuole ordinare il servizio in camera basta scannerizzare questo con il cellulare e si può vedere il menu. Questo mobile gigantesco, ci sta un sacco di roba, c'è anche il mini bar. E poi da quest'altra parte, un pochino più avanti, troviamo altro specchio gigantesco e la postazione lavoro, diciamo, con la scrivania, quindi in questo momento c'è il mio computer acceso, sto caricando il vlog che ho filmato ieri, che però voi vedrete domani, e insomma la mia agenda, altre cosine, la chiave della stanza, caricabatterie,
treppiedi per il cellulare, AirPods, eccetera, eccetera. Poi volevo farvi vedere, bellissimo, perché il sales director dell'hotel che avete visto nell'altro vlog è stato molto carino, mi ha portato questo regalino e all'interno c'erano due barrette di cioccolato al latte, ma una l'ho quasi finita. È buonissima. E questo è appunto il logo dell'hotel. Ah no, una è dark chocolate, l'altra invece è cioccolato al latte, quindi una è fondente, l'altra al latte. E questo è il logo e il nome dell'hotel, Mr. C Beverly Hills. E Mr. C sta proprio per C, come Cipriani, il famosissimo hotel veneziano. Poi altre cosine, qui c'è, e questa boccetta è in vetro, molto carina, c'è un igienizzante per le mani con alcol all'80%. Adoro, perché quello che ho è alcol al 70% e è molto più efficace naturalmente all'80%. E poi qui c'è anche questa, è una shoe bag, è una borsetta per le scarpe, comunque una shopping bag in tessuto con il logo dell'hotel, adoro. E poi altra cosina, questa box, e all'interno c'è la targhetta, appunto, che è simile a quella che si trova sulle porte di ogni stanza, ed è la targhetta con il nome dell'hotel, molto carina. E poi, appunto, ritorniamo nel corridoio iniziale dove c'è la porta d'entrata. Ma naturalmente, ragazzi, noi adesso ci giriamo perché dietro di me c'è il balcone con la vista fantastica su Beverly Hills e sull'Hollywood sign, su Downtown, insomma, si vede veramente tutta Los Angeles da qui, ragazzi. Quindi adesso usciamo, ci sarà un po' naturalmente di casino, però è perfettamente insonorizzata in realtà quando le porte sono chiuse, mi sto rendendo conto, perché appena si aprono c'è un casino, ma adesso il silenzio è totale. E sì, ragazzi, quindi usciamo, vi faccio vedere la vista, che secondo me è il punto forte della mia stanza. Adoro perché fa un caldo pazzesco, cioè qui è sempre estate. E qui, come potete vedere, il balconcino è anche parecchio grande, ragazzi, non è certamente minuscolo. Ci sono le due poltroncine con il tavolino. E poi usciamo e vediamo per bene la vista. Io soffro di vertigini, quindi me la sto facendo sotto per farvi queste riprese. Ma guardate che meraviglia, ragazzi! Cioè, wow, io amo troppo, io voglio stare qua, io voglio stare qua. Là, non so se si vede, ma c'è l'Hollywood sign, si vede molto meglio la mattina presto. Mi sono svegliata alle 8 e si vedeva benissimo, adesso sono le 10 e c'è già un po' di foschia, ma se zoomo provo a farvelo vedere. Ok, non so se si vede in videocamera, ma sta esattamente qua, ragazzi, quindi qui. Quella targhetta bianca è l'Hollywood sign. Io mi sveglio e lo vedo dal letto, fantastico. E poi la vista non è di certo finita perché continua, e da quella parte, se li vedete in lontananza, ci sono tantissimi grattacieli lì, e quella è Downtown Los Angeles, quindi dove ci sono tutti gli uffici, eccetera. Anni fa sono stata a un evento di Too Faced ed era proprio in cima a uno di quei grattacieli. E questo è quanto, ragazzi, veramente una vista, cioè almeno per quanto mi riguarda, da togliere il fiato. Adoro, adoro. E sempre perché mi piace farvi vedere le stanze da diverse prospettive, dal balcone questa è la stanza. Ok, mia family, questo è quanto per il room tour della mia seconda stanza di hotel qui a Los Angeles. Spero vi sia piaciuto. E secondo me, anzi, sicuramente più piccolina rispetto all'altra stanza, però la vista qui non ha paragoni, e anche l'arredamento è più stile mio, anche se l'altro era molto bello, però questo è un pochino più stile classico, più stile mio. Quindi, mia family, questo è quanto. Vi mando un bacio enorme dalla California, dritto dritto fino a voi. Come solito vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio, vi stringo forte forte. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!